potrebbe sembrare un pesce d'aprile, potrebbe sembrare un pesce d'aprile questo, perché ci ritroviamo in una trentina, quarantina di persone, anche di associazioni diverse, storie diverse, in piazza su un unico obiettivo che sembra un obiettivo un po' strampalato, inedito, le assemblee dei cittadini estratti a sorte, sembra uno scherzo. In realtà abbiamo voluto giocare anche un po' con ironia, ci siamo chiamati politici per caso, perché vogliamo portare un modello che in realtà è rigoroso ed è serio, quindi non stiamo scherzando. Si tratta di un campione rappresentativo della popolazione, immaginate tot uomini, tot donne, tot nord, centro, sud, anche competenze diverse, quindi diversi strati sociali, ecco, un campione rappresentativo della popolazione che viene messo a confronto con esperti, con le parti in causa, quindi si crea anche un contraddittorio da quello che dovrebbe essere la base della democrazia. Questo metodo, le assemblee dei cittadini estratti a sorte, non è un'invenzione, è qualcosa che è anche supportata dall'esperienza internazionale. Noi non abbiamo fatto altro che guardare a quello che è successo in altri paesi e dire lo vogliamo portare in Italia, perché anche in Italia la democrazia si è impantanata, anche in Italia quelli che potevano essere esperimenti di democrazia diretta, il Movimento 5 Stelle è nato all'insegna di questo, ecco, poi c'è stato il problema anche lì della democrazia elettorale che ha un po' bloccato tutto, e anche quegli embrioni che potevano crescere sono diventati poi partiti tradizionali. Noi stiamo proponendo una cosa diversa, stiamo proponendo un metodo, quindi già questo è insolito. Politici, cittadini comuni che vogliono fare i politici nel farsi promotori di una proposta che non riguarda un interesse o un altro, ma riguarda un modo di fare politica, un modo diverso dalle elezioni. Nel frattempo saremo andati in diretta, perché lo sto dando per scontato, siamo in diretta. Ecco, allora oggi siamo qui con diverse personalità che hanno anche preso parte a questo comitato. Siamo con Mario Staderini, che ha scritto, il primo firmatario della nostra proposta di legge, ha scritto insieme a Samuele Nannoni, che è qui con noi e che da anni si occupa di questo tema del sorteggio in democrazia. C'è Marco Cappato, che tutti conoscete per le sue battaglie sulle libertà civili, c'è anche Giobbe Covatta, abbiamo visto addirittura una comparsata di Vittorio Sgarbi che ha retto una delle nostre lettere, c'è Filomeno Gallo, segretario dell'associazione Luca Coscioni per le libertà di ricerca scientifica. Ecco, abbiamo messo insieme una coalizione, ci sono anche le Semilie Sardine, c'è Humans, Democrazia Radicale, gli Ezers, abbiamo messo insieme gruppi locali di Volt, cioè c'è Volt, ci sono gruppi di DM25, insomma abbiamo messo insieme sigle diverse. Ecco, grazie ai ragazzi di Volta che fanno sentire anche la presenza, abbiamo messo insieme sigle diverse che però sono unite su un obiettivo, quindi quello che credo ci distingue è il metodo. Se si è d'accordo su un obiettivo si va avanti e lo si porta insieme, ed è quello che distinguerà politici per caso. Le assemblee dei cittadini, lo abbiamo detto, sono la risposta alla crisi della democrazia elettorale, e credo che su questo Mario Staderini, che da tempo parla di assemblee dei cittadini e ha cominciato a far conoscere questo tema anche in Italia, potrà spiegarci meglio che cos'è la crisi della democrazia elettorale e perché le assemblee dei cittadini possono essere la soluzione. Grazie Lorenzo, grazie a tutti quelli che sono qui presenti, e non sono pochi in una situazione peraltro di pandemia. Quando mi ha detto che eravamo una quarantina di persone che servivano per le lettere, ho detto ma dai, e invece no, ci siamo, e ci siamo per un motivo molto semplice: c'è una consapevolezza che è presente nelle società delle democrazie occidentali e anche in quelle italiane, cioè che quello che fino adesso negli ultimi 50 anni si è fatto necessita di qualche correttivo, perché altrimenti non è più credibile. La situazione è molto semplice, immaginate una situazione classica: una persona della maggioranza presenta una proposta di legge, un'iniziativa,
proprio a causa del sistema di propaganda elettorale permanente ormai acuito anche dai social, in cui nessuno può perdere consenso perché dopo 6 mesi rischi di andare al voto, succede che la legge presentata da uno della maggioranza, buona o cattiva che sia, sarà sempre votata a favore dei propri compagni di maggioranza per non dare un vantaggio all'opposizione. Ma accade anche l'opposto, purtroppo, cioè se una legge dell'opposizione, una legge buona, viene presentata, sarà comunque bocciata, proprio perché la maggioranza non potrà permettersi, in vista del consenso elettorale da mantenere o conquistare, di dare facilità e visibilità all'avversario. Quindi qual è il problema? Il problema è che la logica della contrapposizione tra partiti, tipica del momento elettorale, è una logica che soprattutto in alcuni temi non funziona più. Non funziona perché fa sì che ognuno faccia l'interesse di fazione e non esca fuori invece il bene pubblico. Per questo in varie parti del mondo hanno introdotto questo sistema. Immaginate semplicemente un esempio, la legge elettorale. Voi credete, abbiamo un esempio, nessun gruppo di cittadini potrà mai, anche estratti a sorte, anche non esperti di diritto costituzionale, potrà fare mai peggio di quello che hanno fatto in Parlamento i partiti negli ultimi 15 anni. Leggi elettorali tutte dichiarate incostituzionali, l'ultima lo sarà fra poco, e tutte quante sulla base delle quali però sono stati eletti parlamenti che non erano quindi rappresentativi a livello costituzionale, ma che hanno comunque deciso per tutti. E guarda caso, su molti tempi non hanno deciso. Ad esempio il tema dell'eutanasia. Proprio per questo noi crediamo che, come in tutto il mondo, le assemblee dei cittadini estratti a sorte introducano questo elemento di correttivo alle democrazie rappresentative basate sulle elezioni. Non sono, chiariamolo, uno strumento di democrazia diretta, è uno strumento di democrazia rappresentativa, dove solamente la rappresentanza non è data dalla logica delle elezioni, ma è data da un campionamento statistico permesso grazie alla tecnologia e alla sorte. E allora noi per questo abbiamo individuato come primo tema, e credo che tanti qui potranno dirlo, ma Giobbe in particolare, che interverrà dopo di me, potrà spiegare perché, abbiamo scelto come prima assemblea dei cittadini che chiediamo con questa proposta di legge quella sulla crisi climatica, la crisi ecologica, perché proprio in quel caso saranno i cittadini a dover pagare in tutti i sensi i cambiamenti di scelte di vite che saranno determinati da quando si vorrà affrontare la cosiddetta transizione ecologica, o meglio ancora la emergenza ecologica. Beh, allora chi meglio dei cittadini per provare a indicare, al di fuori degli interessi delle lobby che ovviamente incidono molto su chi viene eletto e chi non viene eletto, o chi può avere diritto di parola o non ha diritto di parola. Quindi per questo motivo noi la prima che chiediamo è proprio sulla situazione ambientale. E però c'è un'altra novità che noi andiamo ad affrontare, su cui siamo i primi ancora una volta, e ovvero la modalità di raccolta firme. Noi sappiamo che in questo paese ormai da anni è negato il diritto alle iniziative popolari per il semplice fatto che ci sono una serie di restrizioni irragionevoli che sono state accertate dal Comitato Diritti Umani dell'ONU proprio lo scorso anno e che impediscono ai cittadini di raccogliere le firme perché manca l'autenticatore, perché ci sono mille problematiche. Bene, le leggi attuali sono fuori legge, il governo italiano e il Parlamento avrebbero dovuto già cambiarle e modificarle come gli ha chiesto il Comitato Diritti Umani dell'ONU, ma nel frattempo si è aggiunto un problema in più. E il problema è proprio lo stato di emergenza. Noi abbiamo dovuto rinviare 2 volte la partenza di questa raccolta firme, l'abbiamo dovuta rinviare per un semplice motivo, perché le regole attualmente presenti nelle leggi del 1970, che sono regole, ripeto, giudicate fuori dalle leggi internazionali, dal Comitato dei Diritti Umani dell'ONU, obbligano a raccoglierle solo in maniera cartacea e solo in presenza di un autenticatore. Bene, queste regole sono incompatibili con i divieti che esistono durante il periodo di lockdown, cioè da oltre un anno. Abbiamo fatto anche una prova lo scorso dicembre, abbiamo convocato i tavoli e addirittura in 2 città, Torino e mi sembra l'altra Bologna, Lorenzo può confermare, ci hanno vietato di mettere il banchetto per raccogliere le firme. Allora noi abbiamo un diritto costituzionale, poter aiutare il Parlamento con le nostre proposte e partecipare alla vita pubblica come cittadini. Questo diritto non può essere compresso perché non c'è oggi la possibilità di
filmare secondo le regole che ci impongono, che sono fuori legge, ma che la pandemia con le altre regole dei governi ci impediscono di rispettare. E quindi, dopo averle provate tutte, dopo aver avvertito le istituzioni, abbiamo comunicato proprio ieri che raccoglieremo da oggi le firme anche in maniera telematica, seguendo lo standard internazionale più di successo e più in grado di bilanciare l'accessibilità dei cittadini e la sicurezza, ovvero il modello utilizzato dalla Commissione europea per le iniziative dei cittadini europei. Quindi da oggi su politicipercaso.it è possibile firmare online questa proposta di legge, partiremo poi quando sarà possibile anche a livello fisico e cartaceo, e questa proposta di legge con queste firme noi riteniamo che questi parlamenti, questo Parlamento che le dovrà ricevere, è ormai nelle condizioni obbligate di doverle accettare, altrimenti ovviamente troveremo i canali anche internazionali per far sì che vengano riconosciute valide. Quindi per questo buon lavoro a tutti, e do la parola a Giobbe Covatta che potrà spiegarci anche meglio, illuminarvi, mo mi pare eccessivo. Buongiorno a tutti, io sono un uomo temerario, infatti mi fido di Marco Cappata. E tra tutte quelle le iniziative a cui ho partecipato, questa è una delle tante iniziative a cui ho partecipato, mettiamola così. E perché ho partecipato a questa iniziativa? Intanto perché ci credo, ovviamente, ma anche perché credo che tutte le iniziative che vadano in una stessa direzione abbiano la necessità di essere sostenute, tutte le iniziative che vanno in una certa direzione, perché io credo fondamentalmente in quella che è la teoria dei cunei, ogni pezzettino fa la sua parte e se mettiamo insieme tanti pezzettini forse si arriva da qualche parte più lontana. Per cui mi fa piacere sostenere questa iniziativa, come mi ha fatto piacere e mi fa piacere sostenere l'iniziativa della raccolta firme per Global Warming, ma come ho fatto tante altre cose in passato, come ho sostenuto i Verdi in un momento di difficoltà, come ho sostenuto Greenpeace, quindi le associazioni, insomma tutto quello che a mio avviso riesce a portare in una certa direzione, secondo me ha il diritto di essere sostenuto. Detto questo, l'unica cosa che veramente mi dispiace è che questa iniziativa è stata promossa da Cappato, ma per il resto va tutto bene, grazie Marco, mi raccomando, grazie, bravo. Eccoci qua. Allora, adesso proprio per far vedere, per raccontarvi che Politici per Caso è un insieme di realtà anche molto diverse tra loro, adesso do la parola a Serena Uberti delle 6.000 Sardine, che ci racconterà perché anche voi sardine avete aderito a questo comitato. Buongiorno a tutti, è un vero piacere essere qui perché è un modo di... Grazie Gio. Che onore. Eccomi. Sì, è importante per noi essere qui perché stiamo dimostrando che si può partecipare e sostenere la democrazia seguendo le regole, che è quello di cui c'è bisogno. Lo possiamo fare in pandemia, distanziati, in sicurezza, lo dobbiamo fare in democrazia, perché in questo momento le regole sono un po' saltate, la democrazia si è incartata, ci sono grandi polarizzazioni, ci sono grandi distanze fra i cittadini e le istituzioni. Non siamo qua per rivoluzionare le istituzioni né per soverchiarle o sostituirle, ma in realtà per rafforzarle con nuove regole che rispondano maggiormente alle necessità che col tempo, con diverse necessità sociali e politiche, si sono venute a creare. C'è bisogno di maggiore partecipazione,
che non sia una partecipazione a parole populiste che rischiano di far saltare per aria il sistema stesso. Quindi le istituzioni, è per noi importante sottolineare, non si devono sentire minacciate da questi cittadini formati e preparati che si sono messi a confronto con degli esperti, ma devono essere contenti che i cittadini desiderino sostenere la democrazia e la partecipazione all'interno di regole chiare e che siano più adatte alle necessità del nuovo millennio. La democrazia esiste da millenni ed è cambiata nei millenni, è per quello che esiste ancora. Abbiamo bisogno di un passo di adattamento. E per noi è importante testimoniarlo personalmente, siamo qua con un gruppo di amici che lavora da mesi insieme, io sono la rappresentante delle Sardine che ha seguito questo progetto fin dall'inizio, insieme a altre Sardine, a Stefania, a Mattia, e ci crediamo molto e siamo qui per fare la nostra parte. Grazie Serena, in effetti credo che questa sia la forza un po' del metodo che abbiamo scelto, unirci su questo obiettivo e senza guardare troppo a chi appartiene a un'associazione o all'altra, ma partecipare a questa campagna di raccolta firme che parte da oggi e quindi lo ricordo ancora sul sito www.politicipercaso.it, lo ricordava anche Mario. Per la prima volta raccogliamo le firme digitalmente, sembra banale, no? Perché tutte le attività umane oggi si possono fare online, la democrazia ancora no. Allora noi vogliamo semplicemente anticipare i tempi, raccoglieremo le firme online sul sito di Politici per Caso e poi chiederemo che siano considerate firme valide proprio a questo Parlamento, per questo siamo qui oggi. Io do la parola adesso a Marco Cappato, che anche lui ha concepito con noi questa iniziativa e che di Assemblea dei Cittadini Estratti a Sorte oramai ne sa qualcosa. Bene, grazie Lorenzo, ciao a tutti. Allora, ci hanno fatto anche un ministero sulla transizione ecologica e sarebbe ormai difficile trovare qualcuno che non è d'accordo. Chi è che non è d'accordo con la transizione ecologica? Ma nessuno! I cambiamenti climatici, chi li vuole combattere? Tutti! Io non ho capito, ma veramente mi sarò perso dei passaggi. Fare che cosa? Cosa propongono di fare? Il Parlamento italiano 3 mesi fa ha confermato 19 miliardi di euro di sovvenzioni ai combustibili fossili. Gli stessi parlamentari che 4 settimane prima si sono uniti nella gioia per cui il Next Generation EU dovrebbe dare il 40%, non ricordo quanto, per la transizione ecologica. Cioè, la transizione ecologica, se si tratta di spendere miliardi, decine di miliardi di euro di soldi pubblici, europei o nazionali, è una bellissima cosa, perché ci potranno fare le ristrutturazioni al 110%, cioè che se le fai ti danno più soldi di quanti ne spendi, daranno soldi alle aziende per cambiare i sistemi produttivi, regaleranno soldi. Per carità, io spero che molti di quei soldi saranno spesi bene, tutti sarebbe veramente troppo pretenderlo. In tutto questo dibattito non una parola sul coinvolgimento dei cittadini. All'inizio hanno litigato, c'è pure caduto il governo Conte perché non c'era abbastanza coinvolgimento sul Next Generation EU. Coinvolgimento di chi? Dei partiti, dei capi dei partiti. Siccome la torta è grande, è grossa, è appetitosa, decine di miliardi di euro, viva la transizione ecologica! Ma senza transizione democratica non c'è transizione ecologica, perché la transizione ecologica vera si fa mettendo in contrapposizione l'interesse generale
quando si scontra con interessi particolari che impediscono la transizione ecologica. Questa è la partita. Dire che bisogna diventare neutri dal punto di vista delle emissioni per il 2050 o che bisogna ridurre del 55% per il 2030, quando non si dice come e non si dice chi paga il conto, rischia di essere una balla che spera di reggersi nel diluvio di soldi pubblici. Ma i soldi pubblici si possono anche sprecare, si possono anche buttare via. Ecco a cosa serve la democrazia. Non è che la scelta è o un super tecnico che sa tutto oppure un like su Facebook. C'è una via di mezzo. La via di mezzo è che magari il super tecnico spiega il problema tecnico e però il cittadino è messo nelle condizioni di discutere, perché se il costo della transizione ecologica lo deve pagare l'operaio, il disoccupato, l'imprenditore, il burocrate, sono questioni politiche, sono questioni democratiche, non sono questioni tecniche. Allora, benissimo, ci sono adesso i più capaci e non lo metto in dubbio, è per la loro utilità il coinvolgimento dei cittadini. Noi non stiamo qui chiedendo un riconoscimento corporativo perché ci è venuta in mente sta cosa, Staderini ci ha rotto le scatole per qualche anno questa idea e quindi vabbè, oh, diamo ragione a Staderini e facciamo che sia assemblea dei cittadini è stata sorta. Il problema è diverso, è che su 150-200 persone come in Francia si può fare quell'informazione che non si può fare su 50 milioni di elettori, si può fare quella formazione, quello studio e quel dibattito dove le persone che partecipano nelle assemblee di cittadini estratte a sorte non hanno l'ossessione in testa di come andranno le comunali di Milano e Roma, le regionali dell'Umbria, le provinciali di Taranto, non avranno l'ossessione del marketing elettorale. Le persone estratte a sorte hanno la missione e a quel punto anche l'etica personale di contribuire a discutere un tema, a elaborare delle proposte, e i risultati scientifici delle assemblee dei cittadini estratte a sorte che sono state fatte altrove è che le opinioni estreme e demagogiche vengono marginalizzate, si automarginalizzano. Chiunque di voi ha un'esperienza di assemblee politiche sa benissimo che la moneta cattiva scaccia quella buona, cioè che appena arriva in una riunione anche del circolo di provincia del Tufello, quello che arriva per rompere i coglioni e per mettersi in borsa e comincia a parlare, eccetera, l'assemblea è subito sua e il cittadino che era arrivato lì con le migliori intenzioni, magari professionista, che per portare il proprio contributo, vede il cialtrone che parla, che grida e dice vabbè, questo va bene, non è che neanche protesta, la prossima volta non lo vedi più, perché quando il marketing elettorale e la dinamica del potere occupa la vita di un'assemblea, il ruolo di chi vuole partecipare per dare un contributo di idee, di passioni, di tempo, di iniziativa, viene immediatamente marginalizzato. Nell'assemblea dei cittadini estratta a sorte funziona all'opposto. Se tu dimostri di ascoltare prima di parlare, di studiare prima di parlare, di essere serio nelle tue intenzioni, il gruppo ti riconosce l'autorevolezza dell'impegno, della serietà, non della demagogia di farti pubblicità con due slogan del cazzo che non vogliono dire nulla e che invece garantiscono il dibattito politico italiano dal Parlamento al talk show delle 22. Questo è il problema, per cui non c'è una sola seria trasmissione di quelle dei talk show della politica italiana dove si parli seriamente delle diverse opzioni in campo, perché sono trasmissioni fatte per litigare. Persino la pandemia sono riusciti a trasformarla in una roba dove c'è il virologo che vuole aprire contro il virologo che vuole chiudere e Ale,
divertiamoci con uno scontro inutile e che non serve a nulla. La transizione ecologica non si fa a colpi di slogan demagogici, si fa con il contributo di persone serie che hanno voglia di studiare, che hanno voglia di parlare. È questo che proponiamo al Parlamento di realizzare ed è per questo che inizia la raccolta firme Politici per Caso, grazie a tutti coloro che si uniranno a questa impresa. Grazie Marco. E mentre Marco parlava pensavo effettivamente il teatrino politico che ha descritto sembra più quello lo scherzo, quindi ai tanti che anche ci hanno chiesto ma state scherzando, ma oggi è un pesce d'aprile, che ci fate a chiedere le assemblee dei cittadini astratti a sorte? E beh, andrebbe risposto che forse lo scherzo è il non provare a proporre soluzioni diverse per fare politiche, per rispondere ai problemi piuttosto che la rissa e il pollaio a cui siamo abituati oggi. E adesso, proprio per parlare di assemblee dei cittadini, seriamente do le parole a quello qui in mezzo che le conosce meglio di tutti, che è Samuele Nannoni, che ha fondato qualche anno fa un'associazione che si chiama Oderal, organizzazione per la democrazia rappresentativa della storia, ce ne parlerà, e è anche il tesoriere di Politici per Caso. Samuele, Danari. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui, sono molto contento. In realtà di Assemblea dei Cittadini Estratti a Sorte hanno già parlato ampiamente coloro che mi hanno preceduti, quindi quello che voglio fare qui oggi è semplicemente dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando, in particolare che abitano questo palazzo, di non avere paura, perché come già stato detto noi non stiamo proponendo niente di sconvolgente né diciamolo pure particolarmente innovativo, anzi l'Italia arriva praticamente per ultima tra i paesi, sicuramente tra i paesi che fanno vivere la bandiera che i ragazzi di Volt oggi qui stanno mostrando, quindi i paesi dell'Unione Europea, ma verrebbe da dire i paesi d'Europa tutta, d'Occidente, dell'OCSE. Cito l'OCSE giusto perché un recentissimo rapporto dell'OCSE sui processi deliberativi nei paesi OCSE mostra come l'Italia sia sostanzialmente tra gli ultimi. Questo non ci fa onore. Con questa legge che istituirebbe a tutti i livelli amministrativi, lo voglio dire, in Italia le assemblee dei cittadini, noi addirittura faremmo un salto oltre, perché diventeremmo di fatto il primo paese al mondo ad istituire questo strumento. E questo è importante, lo voglio dire, perché tutti i paesi nel mondo che hanno avviato assemblee dei cittadini a qualsiasi livello, che sia cittadino, regionale o nazionale, non prevedono per legge lo strumento assemblea dei cittadini, non ci sono costituzioni che lo prevedano. E questo perché lo dico? Perché quando noi andiamo a proporre lo strumento e ci sentiamo dire ma non c'è una legge, un regolamento, uno statuto, una costituzione che lo preveda, la risposta è non c'è problema, non c'è problema qui da noi, non ci deve essere, come non c'è in nessun'altra parte del mondo. Allora, questo, con questa legge noi facciamo addirittura un salto in avanti per quanto riguarda appunto la qualità dei processi deliberativi. Vi porto un attimo a fare un quadro del mondo. Nel mondo le assemblee dei cittadini esistono da una ventina di anni ed esistono appunto a tutti i livelli, in stati. Recentemente si è conclusa la Convention citoyenne pour le climat, un'esperienza francese, 150 cittadini estratti a sorte in tutta la Francia, ma un'esperienza statale si è conclusa recentemente anche in Germania. Pensate, lo stesso numero di cittadini che hanno dovuto rispondere a qual è, diciamo, il ruolo della Germania nel mondo, un tema molto particolare. Un'assemblea tra l'altro che si è svolta completamente online, così come online si stanno tenendo tutte le assemblee dei cittadini in questi momenti, in questi mesi, ovviamente causa pandemia. Questo anche a testimonianza che grazie alla tecnologia la democrazia, l'esercizio della democrazia non si ferma. Ovviamente in questo periodo soprattutto sono le assemblee sui temi climatici, ambientali, di sfida, di transizione ecologica che la fanno da padrone, come quella nazionale in Francia, come altre in altre regioni francesi come l'Occitania, ma come tantissime assemblee in molte città della Gran
Bretagna e della Polonia, proprio recentemente Poznan, la città di Poznan, o come recentemente si è conclusa la Scotland Climate Assembly, quindi l'assemblea climatica scozzese, così come la Washington State Climate Assembly nello stato americano di Washington. Quindi la democrazia non si è fermata, le assemblee dei cittadini prolificano, per così dire, e si tengono online, quindi non dobbiamo avere timore, per così dire, di questo strumento. Certo, un'assemblea dal vivo è un'altra cosa, è un'altra esperienza, proprio perché si fondano sull'interazione umana, che dal vivo è migliore che online, però la pandemia ovviamente non deve fermarci sotto neanche questo aspetto. E allora dal mondo arrivo e torno in Italia e vado a concludere, nell'attesa che una legge nazionale preveda questo strumento attivabile tanto da cittadini quanto dalle istituzioni esecutive e legislative a tutti i livelli in Italia. Già alcuni territori si sono mossi ed hanno anticipato questa legge. Sto parlando ad esempio del comune di Susa, comune noto alle cronache per la questione della TAV, che fa parte della città metropolitana di Torino, che è il primo comune in Italia ad aver istituito con regolamento comunale le assemblee dei cittadini. Cosa simile sta avvenendo a Parma. Altri comuni si stanno muovendo in questa direzione, talvolta con iniziative che partono, per così dire, dalle istituzioni, altre volte dal basso, per movimenti di associazioni, comitati o di movimenti. Ma anche a livello regionale, per esempio il Trentino Alto Adige sta andando in questa direzione, tanto a livello regionale quanto delle due province autonome. Allora, a questo punto il mondo c'è, i territori italiani si stanno risvegliando, manca solo che si risvegli l'Italia con il suo Parlamento. E noi siamo qui per questo. Grazie a tutti. Grazie Samuele. E adesso sarà con noi Paolo Leccese di Volt. Oggi abbiamo visto questa presenza importante di Volt. Grazie Lorenzo, grazie a tutti, grazie agli organizzatori. Volt è qui presenza in massa perché crede molto in questa proposta, ha sempre creduto nelle forme di partecipazione dal basso, nei processi decisionali fatti attraverso il coinvolgimento dei cittadini, e quindi crediamo fortemente in questa proposta, tant'è che ci siamo già organizzati per i banchetti, per la raccolta firme per i prossimi 6 mesi, e vogliamo sostenere perché crediamo che sia fondamentale la partecipazione dei cittadini, e vorremmo addirittura qui su Roma un'assemblea permanente su ogni municipio, in modo tale da riuscire a coinvolgere e a far partecipare più cittadini possibili, perché la politica ha deluso per decenni. Di conseguenza noi dobbiamo dare un rilancio, dobbiamo fare in modo di nuovo di attirare i giovani, di attirare le donne all'interno del mondo della politica, dove sono presenze, dove sono perle rare, dove nessuno riesce a proporre e a fargli. C'è come un tetto di cristallo, no? Non si riesce a farle superare un certo livello perché spesso e volentieri non riusciamo a essere promotori di quelle che sono politiche di genere, di quelle che sono politiche di parità sociale, e invece dobbiamo rispondere con il coinvolgimento. Questo è un ottimo strumento. D'altronde lo abbiamo visto prima. Della proposta già si è parlato, e si è parlato anche di alcuni esperimenti internazionali di cui noi siamo grandi sostenitori, lo abbiamo visto anche in Irlanda con quello che è stato la posizione sul referendum dell'aborto, hanno coinvolto i cittadini, vuol dire che la popolazione è più avanti della classe dirigente, perché è più progressista di quelli che la classe dirigente crede che lo sia, perché ha paura di perdere il voto di questo o di quel centro di potere. Invece noi dobbiamo ritornare a coinvolgere i cittadini nei processi decisionali, lo fanno anche in paesi scandinavi, lo fanno in Germania, ci sono tantissime realtà di questo tipo. Replicarle qui in Italia, prendere le best practice europee, ci permetterebbe di rilanciare l'azione dei cittadini, soprattutto su tematiche così importanti e universali come il clima. Spesso alcuni partiti, alcuni capi di partito dicono noi non vogliamo, i cittadini non vogliono la decrescita felice, vogliono stare bene, vogliono essere ricchi, benestanti, mettendo su due piani l'economia e l'ambiente. Ma il punto è che
che non sono in contrapposizione, non sono una dicotomia, perché se tu rovini l'ambiente dove vivi potrai anche essere ricco ma vivrai male. Noi dobbiamo riuscire invece a ritornare sul clima in chiave di sostenibilità, il che include l'aspetto sociale, economico e ambientale, tutti e tre insieme, perché altrimenti il nostro futuro non sarà per niente roseo, non sarà per niente green, e potremo anche avere una ricchezza effimera a breve periodo, nell'immediato, ma alla lunga vivremo in un mondo post-apocalittico alla Mad Max, e nessuno, penso, poi se lo augura. Dunque, ritorniamo a far partecipare i cittadini, perché sono molto più consapevoli di quanto la classe dirigente creda, e noi dobbiamo assolutamente farli ritornare a essere scevri da quelle che sono gli interessi di parte. Questo perché poi, come diceva Upton Sinclair, è molto difficile far capire qualcosa a qualcuno se il suo stipendio deriva dal non capire quella cosa. Grazie. Grazie Paolo, e anche quest'idea dell'Assemblea dei cittadini romana, lo sappiamo quanti problemi ha questa città, e quindi non è niente male. Direi passiamo dai politici per caso ai politici alla lettera, perché ci è venuto a trovare Riccardo Maggi direttamente dal Parlamento. Noi in effetti abbiamo scritto a tutti i parlamentari se volevano anche passare a questo sit-in, ma soprattutto ai parlamentari che ci rivolgiamo, ed è a loro che depositeremo le 50.000 firme che iniziano oggi con la raccolta. Quindi Riccardo, a te la parola. Non è che, diciamo, politici alla lettera si può essere anche per caso, quindi comunque la cosa si tiene. Ma io sono convinto che in una fase politica come questa, nella quale c'è un governo di questo tipo e c'è una maggioranza di questo tipo, possa facilmente trasmettersi e, diciamo, in qualche modo rafforzarsi nei cittadini la convinzione che in fondo quello che pensano e quello che vogliono conti relativamente. E tanto poi ci sono nei momenti decisivi delle figure in qualche modo provvidenziali che intervengono, e ci sono delle dinamiche che si mettono in moto che risolvono i problemi quando davvero sembrano irrisolvibili. Questa è una delle ragioni per cui penso che se questa legislatura andrà avanti fino alla fine, e quindi ci saranno ancora un paio d'anni di lavori da fare, mentre il governo farà il suo lavoro, e io penso che su alcune cose lo sta facendo bene, il Parlamento dovrebbe occuparsi principalmente di rafforzare le istituzioni rappresentative. Le istituzioni rappresentative si rafforzano e si rivitalizzano in alcuni modi molto chiari. Uno è, per esempio, facendo una legge elettorale che faccia un po' meno schifo di quelle che abbiamo visto recentemente e che dia alla libertà di voto e alla libertà di scelta dei cittadini il valore che deve avere. Un altro è quello di rafforzare e rendere effettivi gli strumenti con i quali i cittadini partecipano in maniera più o meno diretta alla vita istituzionale, alla vita politica del Paese. Ora, su questo, e arrivo poi a dire qualcosa sulla vostra proposta, intanto c'è una prima questione che io ho sottoposto e su cui vi chiedo anche una mano. Ho sottoposto nei primi mesi di legislatura alla Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati. È una modifica del regolamento per quanto riguarda le leggi di iniziativa popolare, che prevede una cosa molto semplice, che peraltro al Senato è già prevista in parte, e cioè che ci sia un automatismo. Se le leggi di iniziativa popolare vengono depositate, entro, diciamo, 3 mesi sono assegnate alle commissioni. Se dopo 2 mesi le commissioni non le esaminano, non le valutano, non le votano, vanno automaticamente iscritti all'ordine dei lavori dell'Aula e inizia un dibattito in Aula. Questa è questione, secondo me, dirimente, non richiede una legge, tantomeno una riforma costituzionale, richiede una modifica del regolamento, su cui c'è una proposta giacente dal dicembre del 2018, che io anche recentemente ho martellato di lettere e di mail tutti i membri della Giunta per il Regolamento e il Presidente Fico, e su cui credo che sarebbe possibile un passo in avanti, piccolo ma decisivo, almeno per
finirla con la presa per il culo delle firme che vengono depositate e restano nel deposito. Altra questione, le assemblee dei cittadini. Io ne parlavo prima con Mario, avevo, prima di avere ricevuto la vostra email, riflettuto su questo, avevo preparato una proposta di legge che ovviamente adesso vorrei condividere con voi, ve la mando subito, che inserisce le assemblee dei cittadini nel procedimento della legge di iniziativa popolare, cioè qualora la legge di iniziativa popolare non venga discussa e non ci sia nel frattempo questa riforma regolamentare che noi auspichiamo, che ne obbliga la discussione, o venga bocciata o venga approvata con delle modifiche sostanziali, si convoca l'Assemblea dei cittadini. L'Assemblea dei cittadini lavora quindi sulla proposta di legge e, se lo decide, se lo valuta, al termine dei lavori può dare luogo a un referendum propositivo sulla proposta che è uscita dall'Assemblea dei cittadini. Questo ovviamente è più complesso come percorso, perché prevede una modifica dell'articolo 71 della Costituzione, ma rafforzerebbe l'esito dell'Assemblea dei cittadini. Lo dico perché io penso che l'Assemblea dei cittadini di per sé abbia un valore, come voi l'avete immaginata, ha il valore di rafforzare, dal mio punto di vista, le istituzioni rappresentative, includendo quest'altro strumento, quindi non creando un conflitto con le istituzioni rappresentative, ma temo che sia debole l'esito finale. Noi lo abbiamo vissuto con un referendum comunale qui a Roma, cioè quando l'esito finale è quello per cui l'istituzione deve dire perché non si determina nel modo indicato dai cittadini, purtroppo trovano mille modi per dire perché non si determinano così, e trovano anche mille modi per svalutare e svuotare di forza e di valore quello strumento stesso. In ogni caso, e non la faccio troppo lunga perché poi magari ci sarà modo di confrontarsi in altre sedi, e io vi mando questa proposta di legge di cui vi ho parlato. In ogni caso, io penso che il percorso che voi state animando e il lavoro che state facendo sia un lavoro essenziale. Se non ci si rende conto di questo, qua dentro vi devo dire, per quello che sto vedendo io, non ci si rende conto al momento, bisogna dirselo chiaramente, noi abbiamo un serio rischio di tenuta, di credibilità, di valore delle istituzioni rappresentative, che si presenterà non da qui a 50 anni, ma da qui a un paio d'anni. Grazie e buon lavoro. Riccardo, allora faremo questo scambio, tu mandaci la proposta di legge, noi ti mandiamo tutte le informazioni anche per aderire a Politici per Caso. E adesso do la parola a Leonardo Monaco di Certi Diritti, che si occupa proprio di temi di libertà civili, che in realtà sono temi su cui le assemblee dei cittadini in altri paesi sono state decisive. Leonardo, raccontacelo tu. No, grazie mille Lorenzo, oggi ci tenevo veramente ad esserci per dimostrare anche come delle associazioni che si occupano di diritti civili, di libertà individuali, devono assolutamente sostenere questo tipo di innovazione nell'ambito degli strumenti di democrazia partecipativa. Già prima di me altre persone hanno parlato, ad esempio, del grandissimo sostegno che hanno dato all'avanzata dei diritti civili, ad esempio in paesi complicatissimi dal punto di vista del dibattito pubblico, che vedono pesanti polarizzazioni legate all'orientamento religioso, legate alle basi dei partiti di provenienza. Pensiamo all'Irlanda, che nel giro di 2 anni ha approvato il matrimonio egualitario e l'aborto. Io voglio fare un piccolo esempio per portare un po' un'idea di quello che succede nel Parlamento, nel palazzo che ha alle nostre spalle in questo momento. Pensate che già tra mille scontri ideologici, tra mille giochi di potere, di scambio, di emendamenti che vanno a intervenire su una norma che appunto il popolo dei diritti civili aspetta da tantissimo tempo, una legge contro l'omobitransfobia, pensate già al lavoro chirurgico che è servito, no, per far entrare quell'emendamento, riuscire a portare questa proposta in calendario con una maggioranza più ampia, più trasversale.
i sacrifici che appunto tante parti hanno dovuto portare a questa proposta, probabilmente partorendo in fin dei conti forse una legge che si dimostrerà anche inefficace nel suo stesso obiettivo, insomma, di contrastare le discriminazioni. Ebbene, pensate che in quello stesso luogo dove si sta pensando di tutelare le persone dalle discriminazioni, ecco, nella stessa Commissione Giustizia che ha licenziato quel testo c'è il rischio elevatissimo, è l'inizio di una discussione su una proposta critica, importante come quella di criminalizzare la gestazione per altri, di mandare in galera gli stessi genitori e le stesse famiglie arcobaleno che invece, ecco, poco prima si pensava di tutelare attraverso la legge contro l'omotransfobia. Ecco, pensate appunto a quale apporto possono dare le assemblee cittadine se i parlamentari fossero più sicuri di sostenere le grandi proposte dei diritti civili, sapendo che fuori il processo decisionale all'interno del Parlamento è sostenuto da una stagione di dibattito sui grandi temi della vita, sui grandi temi della libertà. Ecco, l'esempio dell'Irlanda è quello che per eccellenza dimostra come effettivamente anche i leader dei grandi partiti cattolici, anche quei leader che erano storicamente avversari della riforma del diritto civile, del matrimonio egualitario e dell'apertura della filiazione in chiave egualitaria, siano stati agevolati nel prendere una decisione che andasse dalla parte di tutti quei cittadini che sì, avevano creato quella base di società che rispetto a quella politica era molto molto più avanti su tanti temi. Quindi è importante esserci in questo comitato trasversale, in questo comitato che secondo me dovrebbe riuscire a avere la possibilità, anche grazie appunto ai canali di informazione, di avvicinarsi a tutte quelle realtà che potranno trovare in questo strumento una risorsa importantissima per portare avanti delle battaglie di civiltà che in questo momento, a causa di questa limitazione del dibattito politico, ecco, vedono le loro grandi battaglie con il freno a mano tirato. Quindi iniziamo questa raccolta firme, in bocca al lupo a tutti. Eccoci, adesso la parola, grazie Leonardo, intanto la parola a Silvia Marsili di Extinction Rebellion Roma. Extinction Rebellion o XR, ne avete forse sentito parlare, e beh, hanno bloccato praticamente un paese in Inghilterra proprio sulla questione delle assemblee dei cittadini estratte a sorte. Oggi sono venuti attrezzati con anche un cartellone assemblee cittadine. A te la parola, Silvia. Ho una voce molto flebile. Avvicinare il microfono. Ecco, ciao a tutti, io sono Silvia di XR Roma e appunto, come ho già accennato, Extinction Rebellion è un movimento che usa la disobbedienza civile per chiedere ai governi di agire, quindi di prendere le misure necessarie a contrastare la crisi ecologica e climatica. E nel usare la disobbedienza civile noi portiamo avanti tre richieste che rivolgiamo direttamente ai governi. Una è quella di dire la verità, quindi non solo che i governi comunichino apertamente la gravità della crisi ecologica e climatica, ma anche che alla notizia sia data il giusto rilievo, soprattutto a livello mediatico, e che siano appunto per informare il pubblico e soprattutto per promuovere la consapevolezza ambientale e le azioni associate. La seconda richiesta è quella di agire ora. E il punto è che le buone intenzioni, gli accordi non vincolanti, le roadmap non cambieranno la situazione. E XR intende forzare tutti i governi in tutte le nazioni a raggiungere lo zero netto di emissioni entro il 2025. E inoltre si deve arrestare la distruzione degli ecosistemi e la perdita della biodiversità. Sembra ovviamente un obiettivo ambizioso, non chiediamo quello che è possibile, ma ciò che è necessario. E la terza richiesta è la ragione per cui siamo qui oggi. Possiamo riassumerla con oltre la politica, oppure con assemblea di cittadine e cittadini. Quello che noi chiediamo, infatti, è la creazione di assemblee di cittadini e assemblee popolari che siano adatte a gestire questo cambiamento. Quindi l'idea è proprio di rivoluzionare l'approccio alla vita collettiva, superando le mancanze e fallimenti della democrazia rappresentativa. Manca il tempo di sostituire direttamente i governi e i parlamenti del sistema attuale, quindi si tratta di affiancarli.
le persone che parteciperanno all'assemblea dei cittadini saranno estratte a sorte fra tutte le persone in tutta la popolazione, cercando di rispecchiare le stratificazioni del paese in cui appunto vengono istituite, e dovranno deliberare sulla base delle migliori evidenze scientifiche, stabilendo insieme le strategie e percorsi da attuare per trasformare la società in chiave di neutralità di emissioni e rispetto dei sistemi ecologici, in equità con tutti gli esseri viventi. E rispetto a questo ci sono appunto già degli esempi positivi, come l'Irlanda, che è già stata citata, e appunto direi questo. Grazie Silvia. E adesso andiamo avanti, aiutatemi anche voi, che so che c'è un po' di persone che volevano parlare, mi sembra anche Michele tra gli altri, Michele Fiorillo di DM25, e DM è da tempo che diciamo sposa questa battaglia. Sì, in realtà dopo io vorrei parlare, grazie intanto Lorenzo, grazie a tutti e tutti, grazie a Marco e grazie al Parlamento di farci parlare davanti al Parlamento, non credo che dobbiamo ringraziarlo, ma credo che proprio plasticamente, come ha detto la compagna di Extinction Rebellion, sì, stiamo mostrando come sia possibile integrare la democrazia rappresentativa, il Parlamento, con un'assemblea. Oggi siamo in tanti e credo potremo essere sempre di più, arrivare fino a 500, a 1000, come hanno fatto in Belgio, a Bruxelles, la capitale istituzionale dell'Europa, dove, forse lo diceva già Samuele, che è il nostro esperto, espertissimo in assemblee cittadine, ma lì hanno sperimentato durante un periodo di vacanza di governo, nel senso non che siano andati in vacanza, ma non riuscivano a costruire un governo, come delle volte è capitato anche in Italia peraltro, ricordate i mesi in cui non si riusciva a formare il governo perché i conflitti di parte tra i partiti prevalgono sull'interesse generale, talvolta nei giochi di potere, e lì proprio non riuscivano, anche per le differenze culturali, linguistiche, hanno circa 30 parlamenti, dicono se non sbaglio, tra i fiamminghi, i falloni, quello di Bruxelles, eccetera, non riuscivano a trovare l'accordo sul governo. Allora una serie di intellettuali, attivisti, un po' come oggi, hanno detto proviamo a chiamare direttamente i cittadini per capire se riusciamo insieme, senza i governanti, comunque a decidere sul bene comune. Ebbene, per 2 anni sono riusciti, mentre questi cercavano di formare un governo, a fare delle assemblee deliberative tra cittadini con esperti, facendo crescere anche la capacità collettiva di deliberare sul bene comune, come diceva Marco prima. Questa esperienza, come quelle altre che sono state citate dall'Irlanda, all'Islanda, dimostrano che è possibile e che probabilmente è possibile farlo anche in Italia, pur essendo uno dei paesi più disorganizzati, dove ci si interrompe a vicenda mentre si parla, ma con l'aiuto di facilitatori, eccetera, con la buona volontà potremo essere capaci, e si tratta di dare fiducia su questo. Prima facevo riferimento a Bruxelles, capitale dell'Europa. Anche in Europa, badate, in questi giorni si sta cominciando a ragionare di introdurre degli elementi simili alle assemblee dei cittadini, chiamate Agora, durante il percorso della cosiddetta conferenza sul futuro dell'Europa. E si è parlato, sembra che vogliano istituire dei, adesso li hanno chiamati panel cittadini, che è già più debole in realtà delle assemblee, sembra che vogliano chiamare 25 cittadini estratti a sorte, e la questione del sorteggio è centrale, curiosa, no? Qualcuno dice ma come sorteggiate, cos'è l'Enalotto? E invece insomma la seriosa Unione Europea sta investendo su questa possibilità, quindi rappresentare con l'estrazione a sorte la diversità della società. 25 francamente sono pochi, e infatti con Lorenzo, Samuele, Marco e tanti altri amici da tutta Europa di questa coalizione che abbiamo chiamato con forza Citizen Takeover Europe, i cittadini, quasi un auspicio, prenderanno il potere sull'Europa, o governeranno l'Europa, vedo qua c'è anche Octavian di Humans. Cosa proponiamo? Che si arrivi a convocare durante la conferenza sul futuro dell'Europa o dopo, e comunque ci impegniamo a farlo noi se le istituzioni non lo faranno istituzionalmente, auto-organizzandoci come hanno fatto in Belgio i compagni di G1000, i G1000, un'assemblea cittadina
europea transnazionale, parliamo di numeri minimo 300 persone, ma potremmo arrivare anche a 500-1000, convocati e stati assorti da tutti gli angoli d'Europa e dai diversi settori sociali per deliberare sul futuro dell'Europa in connessione alle questioni del futuro come la transizione ecologica. E so anche che i compagni di Extinction Rebellion stanno parlando di questo. Io qua sì, ci tengo a sottolineare, Lorenzo mi ha presentato come parte di DiEM25, ma qua c'è Patrizia Pozzo del Coordinamento Europeo che potrebbe parlare meglio a proposito di DiEM25. Io stavo parlando più che altro come esperto di democrazia deliberativa, ma ci tengo anche a dire, non so Patrizia se poi vuoi dire qualcosa tu, che effettivamente DiEM25 sostiene, ha proprio votato una risoluzione già un anno e mezzo fa per sostenere tutte le iniziative che riguardano le assemblee cittadine in tutti i paesi, perché crediamo fortemente appunto che la democrazia rappresentativa così com'è da sola non basta e rischia di essere scacco degli interessi di quelli che noi chiamiamo da una parte l'establishment e dall'altra parte gli interessi egoistici delle forze populiste e nazionaliste. E infatti Mera 25, che è il partito di DiEM25 in Grecia, che ha come leader Yanis Varoufakis, addirittura ha proposto durante la discussione sulla riforma della Costituzione di inserire in Costituzione le assemblee dei cittadini come parte del percorso legislativo. Ho già parlato troppo, scusate se sono stato lungo, ovviamente quando si delibera bisogna parlare meno, ma Patrizio, ciao. Grazie a tutti, grazie a Humans, Politici per Caso. Dunque io faccio parte di un movimento di M25 transnazionale che fa della disobbedienza costruttiva uno degli strumenti con cui cerca di dare voce alle proprie battaglie. Costruttiva, sì, disobbedienza in questo caso fino a un certo punto. In questi giorni, in questi mesi sentiamo sempre parlare crisi di democrazia, crisi di valori, ok, ma che cosa facciamo noi? Niente. Quindi io sono fortemente convinta che momenti come questo oggi dovrebbero essercene di più, anche tutti i giorni, ma non solo qua. Per esempio Diem, essendo transnazionale, lavora contemporaneamente tra più parti di Europa, perché è evidente, è chiaro che da soli oggi non si va da nessuna parte. Siamo sempre più accomunati perché ovviamente le battaglie, ci accorgiamo ogni giorno, diventano sempre di più le stesse di tutti quanti. Volevo dire una cosa, transizione ecologica, oggi è uno dei temi, è anche questo, di questo incontro. Prima, fino a un anno fa, di ambiente si parlava molto poco, poi all'improvviso tutti parlano di ambiente, destra, sinistra, associazioni, movimenti, tutti danno soluzioni, cercano, ringraziando Dio, di mettere, di pensare a cosa si può fare. Però sfugge una cosa, le migliori idee, le migliori proposte, le migliori leggi, alla fine della storia siamo noi cittadini che dobbiamo farle, praticarle con il comportamento e la messa in pratica ogni giorno. Quindi ancora una volta assemblee di questo tipo sono fondamentali proprio per trasformare le chiacchiere in fatti concreti. Tutto qua, grazie. Grazie Patrizia, nel frattempo ecco Samuele mi informava che abbiamo anche sul sito dei Politici per Caso un contatore che sta cominciando a contare le firme che arrivano, quindi andate anche a firmare sul sito, troverete un bollo con scritto firma la PDL, quindi è inequivocabile. Adesso la parola a Filomena Gallo che è segretario dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie Lorenzo. Intanto vi porto un saluto particolare da Mina Welby, che oggi voleva venire qui in questa piazza, ma credo che ci stia seguendo in altro modo, ma voleva far sentire la sua vicinanza e partecipazione e condivisione a tutto ciò. Ci ha aiutato anche il sole alle 11, dicevano le previsioni che ci sarebbe stata la pioggia. È importante essere qui per rapportare, far conoscere un lavoro che si affiancherebbe al lavoro del legislatore, coinvolgere i cittadini nelle decisioni importanti della nostra epoca, slegandole da logiche elettorali o partitiche, significa trovare un virus alla crisi della democrazia del nostro paese.
della democrazia del nostro paese in un momento in cui sembra quasi che cittadini e legislatore più che mai non camminano sullo stesso binario per affermare libertà, riconoscere diritti, diritti fondamentali. Leonardo Monaco nel suo intervento ha portato un esempio di come hanno agito in Irlanda. In Irlanda dove nel 2014 hanno costituito una convention on the constitution che ha portato all'approvazione tramite referendum di una norma per i matrimoni tra le persone dello stesso sesso. Sono stati eletti 33 cittadini estratti a sorte, con 33 parlamentari. Hanno portato un lavoro avanti importante che ha prodotto effetti concreti, così è stato sull'aborto e così è in corso su altri temi. E allora perché nel nostro paese è sempre difficile portare buoni esempi che ci arrivano da paesi non lontani, che producono norme per i diritti delle persone, per le loro libertà, per chi vorrà esercitarle? In questi giorni avrete letto Di Mario che chiede a un'azienda sanitaria che siano verificate le proprie condizioni per poter accedere al fine vita. E avete letto di un tribunale che, sostituendosi all'azienda sanitaria, afferma: ti riconosco che hai le condizioni espresse dalla Corte Costituzionale in quella sentenza che tutti conoscete come sentenza Cappato, però ti dico che non puoi esercitare la tua libertà perché abbiamo bisogno di una legge. La sentenza, a mio parere, non è applicabile per affermare la tua libertà, non per riconoscere il diritto al suicidio. E allora, amici, dal 2013 in Parlamento c'è una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia. Dal 2019 c'è una sentenza della Corte Costituzionale che riporta norme del nostro ordinamento a cui ancora un esercizio di libertà dei cittadini che chiedono di poter scegliere. E per poter scegliere hanno bisogno dell'aiuto di un'altra persona, che diventa non punibile nel momento in cui vengono accertate determinate condizioni. E un giudice disapplica tutto questo. La Corte Costituzionale emana delle decisioni che hanno valore di legge perché affermano la Costituzione. Tra l'altro i giudici nella decisione hanno anche scritto che per il futuro, da dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quella era la regola, in attesa di un Parlamento che ha scelto di non discutere, di un Parlamento che ha scelto di non discutere nemmeno per un giorno una legge di iniziativa popolare, di non discutere nemmeno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, nemmeno per un'ora, una legge, un progetto di legge condiviso che riguarda tutti noi. E allora se i cittadini chiedono di poter partecipare a un'azione legislativa, lo fanno in base alla Carta Costituzionale, e ciò non avviene. Gli stessi cittadini sono capaci di contribuire al futuro di un paese e lo fanno ogni giorno, e lo fanno proponendo una legge che prevede le assemblee dei cittadini, che partecipano direttamente, che fanno conoscenza, producono conoscenza, che dibattono, che affiancano un legislatore per produrre norme che riguardano le nostre libertà. E guardate, la crisi delle democrazie non è una frase, una definizione, è uno stato di fatto. Se un giudice disapplica una sentenza della Corte Costituzionale, sono in pericolo le libertà di Francesco, di Antonio, di Filomena, Mario, Marco, di tutti, perché oggi è così sulla libertà di scelta, domani sarà così sulla libertà personale, dopodomani sarà così sul diritto allo studio, sul diritto al lavoro, alla salute.
E allora siamo arrivati a un punto per provare ancora di più a cambiare le cose nel nostro paese. Grazie. Grazie Filo. Grazie Filomena. In effetti lo ha ricordato bene Filomena, noi siamo qui per chiedere un'assemblea dei cittadini a stretta sorte sulla transizione ecologica, sui problemi climatici, ma in realtà lo strumento servirebbe anche su tanti altri temi, anche sulle libertà civili. Se pensiamo che questo Parlamento non sta discutendo la proposta di legge sull'eutanasia, ecco, dare invece la parola ai cittadini consentirebbe di farlo. E l'eutanasia forse è proprio un tema in cui si capisce bene la distanza tra i cittadini e i partiti. Ecco, adesso facendo un po' un'improvvisata, se c'è tra il pubblico Miriam o Angela, senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile, che hanno portato le persone qui in piazza, chiederei a uno di loro di intervenire, nonostante mi hanno detto che non volevano intervenire, ma io faccio lo sgarbato e glielo chiedo. Però non gli va, dai. Dai Miriam! Dai Miriam! Allora, non avevo preparato un intervento, però eccoci, no, mi trovo. Allora, sono felicissima che questa iniziativa stia riscontrando l'adesione di tante realtà diverse. Questo secondo me dimostra anche la forza della proposta che stiamo appunto per portare a raccolta firme. Le assemblee dei cittadini sono secondo me uno strumento essenziale per rafforzare la democrazia. Non sono niente di particolarmente anarchico o antisistema, anzi sono proprio lo strumento per andare a rinforzare gli strumenti di partecipazione popolare. Sappiamo che attualmente in Parlamento abbiamo diverse leggi di iniziativa popolare ferme da troppo tempo, spesso la politica fatica a trattare temi scomodi oppure che vanno a toccare in qualche maniera, lasciatemelo passare, il loro bacino elettorale. Allora, a questo punto le assemblee dei cittadini sono anche uno strumento per in qualche maniera liberare anche di un peso anche i partiti politici, quindi in un certo senso andiamo a facilitare il loro lavoro, perché a quel punto quelle questioni che per loro sono sentite in modo così scomodo possono essere appunto trattate da cittadini appunto estratti a sorte per, in che senso? Nel senso che devono comunque rappresentare su base campionaria la popolazione italiana. E ecco, questo è quanto, e lascio la parola a Lorenzo. Grazie Miriam, anche perché senza di te, ma senza anche Angela, insomma tutto questo oggi non sarebbe stato possibile, ecco, c'è tutta la parte, vedete qui, dei cartelloni, permessi di occupazione solo pubblico, ricordiamole queste cose che non sono mai banali. Adesso la parola a Marco Verduca, già senatore, come si dice, e soprattutto oggi Marco coordina una cosetta che si chiama Science for Democracy, la scienza per la democrazia, quindi non è un caso che le assemblee dei cittadini possano aiutare il metodo scientifico anche in democrazia, Marco. Grazie, io sono messo così per avere più carisma e sintomatico mistero. Come detto dall'amico di Diem, noi siamo qui per complementare il lavoro di qui dentro, ma non per complimentare il lavoro di qui dentro. Ci hanno rotto i cosi per 3 mesi che uno dei partiti di maggioranza avrebbe avuto l'assoluta necessità di avere 2 donne capogruppo alla Camera e al Senato per l'inclusione e per la parità di genere. Cosa è stata la prima proposta che una di queste donne ha fatto quando è diventata capogruppo? Malgrado il boicottaggio di Michael, ce la faremo. Il Senato ha detto bene, nel gruppo misto si può solo diminuire, non aumentare, perché naturalmente
non si deve obbedire alla legge interna del partito, ma siccome ogni parlamentare vale dai 50 ai 60 mila euro, io non me li faccio scappare. Se uno va a vedere chi compone i gruppi misti oggi, ma anche in passato, probabilmente vedrebbe che sono persone che sono state elette a caso o per caso o comunque non necessariamente perché parte integrante della gerarchia del partito. È stato detto, e anche sui social ho visto grande ironia sul nome di questa coalizione, politici per caso. Intanto per caso e non a caso, perché il caso che qui vogliamo chiamare in causa è anche il caso di fronte al quale l'Olimpo dell'antica Grecia si inginocchiava e i vari dei di migliaia di anni fa non è che si comportassero in maniera molto diversa da questi qui dentro, cioè avevano sempre un nemico e molto spesso quel nemico era la libertà. E qui mi viene da dire che per una campagna che funzioni c'è anche bisogno di un inno. Un inno potrebbe essere, e cito i classici, anzi i grandi classici, Pippi Calzelunghe, che diceva: è un nome che fa un po' ridere, ma non riderete per quello che farò, perché le intenzioni che qui ci sono serissime e sono quelle di insistere sulla vera inclusione, la vera partecipazione. Tra l'altro è una manifestazione che non può avere alcun dubbio di conflitto di interessi, perché non chissà quanti di quelli che sono qui presenti o che firmeranno la legge poi eventualmente verranno estratti a sorte. Si fa per tutti e secondo me anche i non cittadini dovrebbero essere inclusi a questo tipo di partecipazione. Ma un altro grande classico, forse solo l'amica di Extinction Rebellion poteva avere l'età in cui Goffredo Mameli morì, cioè 21 anni, e un'altra gente che si era assunta la responsabilità di andare contro quelli che bloccano ancora oggi molte leggi. Se voi andate a vedere l'inno di Mameli, che scrisse appunto Mameli nel testo e non nella musica, basterebbe cambiare morte con sorte e avremmo fatto anche l'inno. Siamo pronti alla sorte, l'Italia chiamò, sì, e questo è quello che il messaggio che da oggi per i prossimi 6 mesi almeno porteremo avanti. Grazie. Io credo che dopo Pippi Calzelunghe e l'inno di Mameli abbiamo raggiunto vette altissime e quindi non si può che andare in chiusura. Oggi è stata, diciamo, una prima tappa, l'appuntamento è qui fisico che abbiamo fatto, ma poi anche online per firmare sul sito di Politici per Caso, ripetita Juvent, quindi continuo a dirlo, e ci vediamo alla prossima puntata perché andiamo avanti per 6 mesi a raccogliere queste 50.000 firme. Avremo tante occasioni per rivederci anche in piazza, sperando che la bella stagione continui ad aiutarci, e quindi a presto e appuntamento a tutti sul sito di Politici per Caso per firmare.